da Tokyo a Fano per approfondire le nuove frontiere dell'ecoendoscopia bronchiale. È questa la ragione della presenza in questi giorni al polo endoscopico di Fano, di Marche Nord, di tecnici ed esperti provenienti dal continente asiatico. Studiare e sviluppare una metodica ad alta tecnologia che apre nuove prospettive nella diagnostica e nella lotta alle neoplasie polmonari, introdotta a Marche Nord dal direttore dell'unità complessa di pneumologia, nonché docente presso l'Università Careggi di Firenze, il dottor Piero Candoli, uno dei luminari a livello nazionale ed internazionale della pneumologia interventistica, che esporta in tutto il mondo, dalla Cina alla Russia, con seminari ed eventi formativi. La pneumologia interventistica è la parte che sicuramente ci preme portare avanti in maniera decisa, e la tecnologia che diciamo è arrivata col sottoscritto è prevalentemente l'ecoendoscopia bronchiale, che permette proprio una diagnostica molto più raffinata, una stadiazione ancora più raffinata del tumore del polmone, tale da poter poi usufruire, comunque indirizzare il paziente con questa patologia al miglior trattamento, che sia chirurgico, radioterapico o chemioterapico. Ma a Fano da domani e per due giorni ci sarà il GOTA della pneumologia nazionale ed internazionale per acquisire le ultime conoscenze sulle malattie polmonari, in un evento patrocinato dalla Società Italiana di Pneumologia, di cui il dottor Candoli è uno dei referenti scientifici. Far capire quelle che sono e studiare quelle che sono le novità in ambito terapeutico, sia delle pneumopatie ostruttive, e parliamo di broncopneumopatia cronica ostruttiva e asma in particolare, sia anche di quello che è il cancro del polmone come grande materia di studio, alla luce anche di quelle che sono veramente le nuove frontiere terapeutiche. Ecco, in questi giorni di convegno, di congresso, non saranno soltanto le metodiche di indagine, ma anche la farmacologia avrà una parte importante, perché ci sono nuove frontiere anche in questo senso. E sia per le pneumopatie ostruttive, e quindi parliamo di asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva, di asma grave in particolare, e per il cancro del polmone abbiamo novità terapeutiche veramente eccezionali da questo punto di vista, cosa che non si verificava, diciamo, negli ultimi 10 anni, insomma, ecco, non si poteva osservare. Oggi abbiamo in ambito di tumore del polmone novità come terapie biologiche, farmaci biologici, immunoterapia, sono terapie che sicuramente vanno a colpire bersagli ben precisi, quindi sono terapie estremamente raffinate, anche discretamente tollerate, che hanno però dei grandi effetti sul controllo della malattia.